pomeriggio. Anche a voi. Salve, signor Pasquale, piacere, Marino. Allora, vogliamo cominciare questa piccola intervista. Vi faccio questa piccola intervista in quanto io mi sto occupando della stesura di un libro. Questo libro tratterà gli usi e i costumi di una volta, parlerà un'epoca a voi comune. Io ho capito, erano tempi meravigliosi, signorina. Sì. Ma c'era una famiglia, familiarità enorme. Sì. Erano genuini, sinceri, poca malignità, poca malignità. Certo, non c'erano gli affanni di oggi, signori, non c'erano. No, gli impegni di oggi, non c'erano. Io che ho 81 anni, sempre, quei tempi mi ricordo come fosse una favola. Anche noi diciamo nella miseria, ma quale miseria? Non è morto mai nessuno qua. Si viveva sempre allegro e spensierato. Tanti pesi non ce li avevamo addosso, ce li abbiamo creati noi, in breve. Via Gregorio Longo, quella via che parte da San Michele andando in piazza, era Forcelli. C'era pure il padre di questo di Eugenio qua, Eugenio Gagliardi, che teneva a Giang. La ogni mattina era un magazzino a Giang, o Scarpar, o Salumiere, o Barbiere, e si attaccavano, ma non si attaccavano con malignità, si attaccavano chiacchiere inutili, ma era uno spettacolo. Allora, basta che avevate a dell'evano o i carboni, si alzò uno della famiglia, la mamma diceva, guarda, che a picciò o fuori. Guarda, ma è qua, e mi c'era non di sale. Ma andava con mare a fianco, faceva una paletta di fuoco. E là, via la paletta di fuoco, la portava dentro, o non fa la fornaciare, lui non capite che è la fornaciare. O un bello focolare, aveva risorto l'acqua cavolo, il termosifone, lo scaldabagno, proprio. Anche a quei tempi già aveva il carattere industriale. C'era un uso che alle 11, qui non lo sapete, suonava una campana ai Cappuccini e a San Michele, che avvertiva alle mogli e alle madri che avevano messo a cucinare, perché tra canadore e mesione arrivavano gli operai che dovevano mangiare. Sì. Quindi questi sono abitudini che si sono persi ed erano belli queste qua. Ma purtroppo il progresso porta pure ad annullare certe cose. Si poteva fare solo. La consiglia. No, ma prima di andare in congeria, 8, 9 anni, 10 anni ci mandavano un master, a fare scarpare, salto, falegname. I familiari ti mandavano pure per non passare troppo in mezzo alla linea, erano monelle. Arrivato ad una certa età, poi ognuno pigliava la via vera e propria. Taluni privilegi io però non ce l'avevo, si faticava 10-12 ore al giorno. Il sabato non era festa. Si lavorava fino alla sera del sabato. I vecchi padroni, quando andavo a chiedere lavoro uno, gli domandavano, si sposò? Sì. Quanti figli? Tengo 5-6 figli. Ah, ma bravo, tieni 5-6 figli, va bene. Poi vieni a faticare, io ti lascio 100 lire a loro. 100 lire era qualcosa allora. Però, ecco dove sarà la trappola, l'assegno dei figli, l'assegno familiare, quando arrivo me lo pigli. In breve il padrone, che poi era un padrone con mandacosta, o pagava stessi che soldi suoi, all'operaio, stessi che soldi per assegni dei figli. Avete capito? Purtroppo l'operaio. E doveva accontentarsi di quello. Poi man mano, l'Italia è uscita dalla distruzione, perché anche solo l'ha pagato, un solo bombardamento, solo, io lo ricordo, 290-300 morti. Solo. Uno sul bombardamento, il 21 settembre del 1943, poi solo un po' alla volta, si è ripreso. E riprendendosi, incominciando a partire il grande motore della produttività, le congerie, cominciarono a partire, anche perché sono subentrati degli operai che formavano delle società. A livello familiare, 4-5 fratelli stringevano la cinta con 4 soldi che tenevano, si sacrificavano ancora di più di come lavoravano alla dipendenza. Però erano soddisfatti di lavorare 8 giorni perché tutto quello che guadagnavano restava loro. E questa classe che a Solofre è nata come i funghi, parecchie sono scomparse, ma altri sono stati gli antenati. Di parecchi e parecchi hanno le congerie giù a valle e i vecchi padroni sono scomparsi, è come estinzione naturale, e insomma sono scomparsi.
tutte le concerie che ci sono, il 90% sono tutti figli degli operai degli anni 40, 50, 60, che si hanno fatto onore, si hanno diventati intraprendenti, stanno intraprendendo. Crescendo l'economia di Solofre, perché le concerie si cominciano a guadagnare o cecchi, anche diciamo, gli accessori del paese, tanti magazzini venivano fuori. Uno dei pionieri della, come si può dire, della vendita delle radio nel paese è stato Biagio Pirro, alias Biasio Capitano si chiamava, l'epoca della televisione, dopo la televisione turni 57-58, e se paragonato quanto si guadagnava allora, quanto si guadagna oggi, quanto costa la televisione ora, quanto costava allora, costava molto di più allora che oggi, molto di più, perché da allora uno guadagnava 100 lire l'ora, 120 lire l'ora, la televisione costava 200.000 lire, voi pazziate. Tutto quello che sono fatto a Solofre è merito della secolare nostra tradizione, a voi e le pelle. Voi che sapete, noi abbiamo avuto un boom quando si facevano le giacche pelle, da non confondere con la nappa di oggi, si facevano le giacche pelle per i militari, la polizia, e Solofre per 2 o 3 anni si guadagnavano le soldi. Ma disse, chi li sciupava e chi ne ha fatto profitto? Chi li sciupava tentavano a scomparire, chi li ne faceva profitto saliva sempre. E poi ci parlava delle concerie che hanno fatto là, sì. Erano tutti gli eredi dei sacrifici che hanno fatto i loro padri. Voi siete piccoli, ma non tanto per ricordarvi che Solofre è stato uno dei 100 comuni d'Italia più laboriosi. È stato negli anni 90-95, è stato premiato. Andarono a Roma i nostri rappresentanti. Mi spiace solo una cosa, che quelli cattivi erano i sindaci, che tutto faceva fuori con il conciatore. Era il dottore Santoro, Daniele Santoro. Io là e disse, io rappresento Solofre. Senti bene, giovane, negli anni 93-94, 2.700 miliardi di fatturato annuo. Perché nel 92-93 si facevano 500-600 mila per la giorno. Noi ancora oggi, se sopravviviamo e per l'alta specializzazione che abbiamo avuto nel campo delle pelle. Le pelle di massa se le fanno i cinesi, perché noi non possiamo più competere con loro, potrò dire. Ma le pelle buone, la moglie dello senatore, ci ho portato la giacca buona, la pelle italiana sulla prova. C'era un momento che si era chiamata la piccola Svizzera, il reddito pro capite era molto alto, gli sciupiti abbiamo avuto noi solo prova. Non si è mai dito, eravamo conservatori come i sirenisti a Ficino, è un popolo da ammirare. Oggi quando veniamo un forestiere, ma che è, che non fa di nessuno, come vivi? Viviamo di rente, abbiamo sciupato il denaro con un piede. E ora lo stiamo pagando. Ecco, sarà da lezione, ma purtroppo, secondo me non siamo promossi prima da prova, perché il benessere di Solofre, l'escalazione, come si chiama, la salita, nel benessere è finito. Oggi io da Solofre tengo 81 anni, ho visto gli alti e i bassi di Solofre, non sono un grande esperto di mercato, però io ragiono che a quarta elementare Solofre non si riprenderà più. Verrà il giorno che sarà un ricordo che i Solofre del futuro diranno: ma cari, ci vanno a volte, ci andano a rete, quando ci andano a rete si facevano le pelle. Tu l'hanno fatta per migliaia di anni, cazzo, lo fanno là. Io non sono nessuno, scusate l'espressione, sono più fessile sul flore. Però quelle che noto, che nessuno sul flore, pochissimo sono attaccato al paese per informarsi sulla storia di Solofre. No, si è domandato a chi, 10 anni a rete, così che chi era, non lo so. E questo fa male. I popoli devono tramandare, quelli che hanno avuto lo devono passare. Ma se tu non lo pigli da qua, a che può passare da parte da? Non passa niente. No. Ah, signorina. Vogliamo parlare un po' della vita dei ragazzi? Quello che vi voglio dire, noi siamo stati ragazzi. Due cose di lì. Prima, quando vedevamo un anziano, che tirava fuori un bustellino, sapete che è un bustellino?
un portafoglio. Portafoglio. Noi neanche per i bei, o vediamo che tenete i soldi nel portafoglio, guaglione, 12, 13 anni, 14 anni, ma neanche per l'idea. Se mi fatto pensare che rubo un portafoglio a chi? Oggi, se non state d'accordo, se rubo un portafoglio pure a morte. Come vivevamo da giovani, una sola cosa io. Noi, guaglio, che si fa stasera? A 17 risultati. Facciamo una camminata. Facciamo una camminata, una sigaretta. Facciamo un giro per San Michele. Facciamo un giro per San Nicola, ci andiamo a andare a San Michele. Vicino a una sigaretta, fumiamo 10 anni. Teniamo la giacchetta. Sotto la giacchetta c'è un taschino qua sotto. L'ultimo che, sentite bene, l'ultimo che fumava ancora, sudava un muzzone. E sto mettendo un dosso a chi. Ma che succedeva? Qualche volta non lo spegneva bene. Mentre che si camminava, si ragionava, buttava il fumo, usciva il fumo. Perché? Dico, che? Tu stai picciandolo? E da sentire sempre le marone, che ti dicevano, da giacchetta, andate nel giù. Che era la giacchetta? Una volta siamo andati a Salerno. Con la bicicletta, sì. Arrivavamo presto la mattina a Salerno, presto. A Passen, allora Passen era il deserto. A una parte ci sei venuto a Bacchino. Sentite bene. Aspettiamo che era arrivato a Bacchino. Quando era arrivato a Bacchino, un amico mio che sta in Francia, mo tenne 83 anni, mi chiede di lì, agli altri gendarmi. Era arrivato un magazzino. E io venivo, stami, e metti il coppa a banco. Giudici. E disse vicino al tabaccato, un AF e una nazionale. Sponnivo chi? Spesa l'ingrosso stamattina. No, si piomba il padre, no, non ci sta. Signori, noi non ci siamo mai permessi, come fanno mostri giù, taluni, non tutti, che hanno quel... Non si mai dire una parola sbagliata fino all'anziano. Basta che quello diceva, ma che si figlia? Allora, tu non ce lo dici. No. Però dopo veniva qualche amico, ci voleva scavare, lì la domandava a Nicolo, là, domandava che si figlia. Quando io vado, ammazzato non i curremo, la prima volta, la seconda volta la vivo, però quando ci sono andato, ne voglio, papà, tu non ti permetti e rispondo così alla gente su chi c'è te. Signori, io vengo, papà, scorcia, la persona, no, la persona, due o tre anni reddito, sono guaglione, nessuno. O come ti chiamo una piscuna d'angolo? E io rispondevo, che adesso 30 anni reddito, non te lo faccio ripetere devo. Ecco, l'educazione. L'educazione è la prima cosa nella vita, non ci pensate proprio. È inutile che si lagna nella gente, che vogliamo giudicare lo squilibrio sociale che esiste, gli scandali che danno, a noi non ci interessa. Però non si è stato mai come mamma. Vi dico che non si è stato mai come mamma. Signori, prima, a Solofri, fino agli anni 50, 100 grammi di mortadella, 100 grammi di mortadella a sera. Con un po' che insalata verde, mangiava una famiglia, mo si ritirano figli, a me come tanti, ma che ci sta? Era proprio un frigorifero, ci stava anche che la roba. Ma qua non ci sta niente, eppure un frigorifero ci sta un presunto, allora ho presunto ne avevo pure che capovevo, noi non vogliamo mai. Sapete, noi campavamo tutti quanti, poi i signori, mortadella, Alice, che si è? A mezz'ora, che li mangi? Passo il pasù, e che ne ho preso da casa? Indicava, siccome i previ vanno per nominare che mangiano bene, e passo il pasù, che ne ho preso da mangiare. Mo si dice, per dirvi il benessere, si dice, che ne mangiate mezz'ora? Per prima, ma ci mangiate, no, prima si diceva, che ne mangiate? Passo il pasù. Non si usava la parola prima, perché lo secondo non lo sapeva. Capite, signori? Il fidanzamento, ve l'ho detto. Quando un giovane di Solofra, di via Volpe, si voleva fidanzare, prima doveva venire a un accordo con i giovani di Sant'Agata, i maschi, e loro gli davano il consenso. Se non avevo consenso, Sant'Agata non ci poteva visto, non erano da carato. Il mondo è stato sempre mondo, signorina. Ai tempi nostri, pure. Si commettevano delle cose un po' scabrose, però si commettevano molto coperto, lontano. Ma non mi piacciono questi giorni, ah, passato,
io volevo dire, ma che mi vuoi dire tu? Che stai assettato un coppa alla panchina e ti abbraccio e ti bacio con questa scena che tiene a fianco. Che mi vuoi dire? Ma vattene un tuo pallone, metti un danno macchione, che nessuno ti dice niente. Quando erano le feste di Natale, si sentiva perché la ricchezza porta il materialismo. Io ricordo che quando era Natale, ma si sentiva in tutta maniera, sia nella comunità, nel paese, sia nella famiglia. Si riunivano la sera, si cenava, appunto si aggarbava, tornavamo sempre al fatto che nel rione si teneva la casa più meglio, si andava a giocare, a tombolo, testa e quindi là. C'erano anche allora le riunioni. Oh, i vecchi si radunavano da cucina, si popolava. Poi mentre stai bello e buono, lasciavi fuori verso le 2 della notte. Quando si dice, guagliù, che sciocco fuori! E noi ci rallegravamo, perché ricordate che nessuno lo può a neve, ma tutti piove, signori, si viveva in armonia, torniamo sempre fatti, ma l'ignità non ce n'è. Però l'egoismo che esiste oggi, un po' di giustificazione c'è, perché ci si mette tutto troppo tasse in cuore. Il progresso ce lo fanno pagare a caro prezzo. Ed oggi uno sta malato, Sant'Orie, non mi vuole, posso fare secondo conto a Dalezzato, perché da, a Buscare in Arca da pagare le bollette mese e mese. Prima non si pagava niente, quindi se una sulla tassa, la pagavano quelle più agiate, si chiamava la tassa Fucagna, che oggi si tramuta in tassa di famiglia, perché la tassa Fucagna, prima, ai tempi, però non mano a noi, però prima le famiglie si contavano, quante famiglie ci stanno a Salopo? 500 focolari. Cioè il foco, l'abitazione, o simili veniva dal focolare, o focolare dove la famiglia si radunava per mangiare. Signori, è uno che ha avuto a me, sono cambiate le abitudini. E quello che ci ha fatto cagnare proprio buono, sono due cose. I fabbricati condominiali, non ci conoscevamo lì e nulla. Invece qui c'erano i cortili dove si radunavano la gente, specialmente di estate. E quella che era proprio accesa, la televisione, non già, la sera si riunivano anche in famiglia per discutere un lavoro e qualche cosa come andava. Ma quando la sera si mette quella, o poltrona, la televisione, e nessuno può dire, tanto zitto il luogo, fammi sentare là, guarda a casa. E finito, le famiglie, salutare le famiglie, non ci scambiamo una parola. E mangiamo lì, mi fate mangiare meglio, mi fate mangiare meglio voi. Ma anche per i ragazzi. Viene, tutto, c'è scombussola tutti voi. Sì, oggi molti ragazzi preferiscono restare in casa vicino a un computer piuttosto che andare a fare una passeggiata. Ma avessi, ma avessi c'è un becuno, dove vanno a finire? Pure io anche i nipoti si mettono a volo sono vicino a quella cassetta. Là, io non so neanche come funziona. Io non so neanche, e non me la voglio imparare. Niente, io sono tradizionalista al 100%, quarto e quarto che fanno. Le cose essenziali nella società moderna ci devono stare, ma ne stanno pure cose che sono superflue e cose stupide. O un chi da Napoli, non vi sconfinate, ma quando ho ragione pure che giù, e qualche giorno vi sconfinate, giorno, non ci pensa proprio, o munni o vuoi, noi in una certa età ci neanche, ma o munni o vuoi, erano pure i tempi vostri, non vi incaricate, non vi sconfinate, ma per noi siete una salsiccia. Io sono gente che siamo nati, eravamo noi quando siamo usciti dalla guerra, perché la guerra noi l'abbiamo sentita dopo il bombardamento, o 43 veniva a Napoli. Nel mese di febbraio massimo a Budei, a Pialoppo, certe mattine, 50 grammi di pane a persona, certe mattine arrivavo là, Lucia Loppo, Lucia Romana si chiamava, stamattina Loppo non ce ne sta, 5 castagne a persona, 5 castagne a persona. O oh, contadino, non messo bili, metteva le patate, faceva le sucche, metteva le patate lì. Noi lavoravamo a cuore, guardavamo a dove mettere le patate, e la sera le chiamavamo, ma quando veniva a Napoli le patate, e cazzo le patate non nascevano, e che era nascito, noi ci avevamo pigliato. Però, a toccare un cristiano che tenevo fatto la foglia in cuore, l'ho detto prima e lo ripeto, manca per sordo. Ma lo mangiare, che lei è un'esigenza naturale, io vi dico lo mangiare, io lo canto, però. Papà. Uè, Federico, tu me la cascetta che sta qua, perché questa qua deve essere tramandata,
per fargli capire alle future generazioni. Senti bene, secondo come si dice oggi, diranno, ma quando erano questi, non i nonni. Quello che vi voglio dire, signori, che noi eravamo felici nella miseria. Oggi siete miserabili, non voi, generalizzo qua, nella ricchezza. Non vi godete niente, noi godevamo della miseria. Già sapevamo godere pure la miseria. Avete capito? E perciò vai a imparare pure lui.